più importante, onorificenza del Comune di Capri, aver ricevuto un certo Gregorio Quattrinelli, forse uno dei più forti al mondo in questo momento, un'altra delle tante soddisfazioni che ti sei tolto in questi tanti anni. Sì, questo è un onore per me comunque ricevere questo premio. Comunque ringrazio tutti a partire dal sindaco. Sono contento di aver fatto questo record con la maglia del Carpi, perché comunque qua a Carpi io sto bene, sono da tanti anni, abbiamo fatto grandissime cose e speriamo di continuare così. Quando Cristiano Giunti ti ha fatto firmare il primo contratto, quel famoso siparietto al casello di Carrara, se ti avessero detto guarda, ci troviamo in Serie A con il comune sportivo corretto, insomma, forse saresti messo a ridere, no? Assolutamente sì, cioè, mi sarei messo a ridere, perché comunque in 5 anni scalare tutte le categorie, fare quello che ho fatto, che comunque abbiamo fatto insieme alla società, è qualcosa di straordinario. C'è anche una dedica speciale magari per la tua famiglia, per quello che sei riuscito a fare? Ma assolutamente sì, comunque mia moglie 5 anni fa è quella che credeva più di tutti che potevo arrivare un giorno in Serie A, quindi ringrazio lei, ringrazio mio figlio, comunque ogni giorno mi sostengo. Tra l'altro questa tua parabola è un po' lo specchio anche di questa stagione, no? Addirittura eri finito ai margini nella prima parte del campionato, poi come hai sempre fatto ti sei ritrovato un posto da protagonista in attesa magari di vederti in Domenica Torino quest'anno. Ma vabbè, quando non giocavo c'erano altre persone che diciamo meglio non parlare, chiusa qua, e ora comunque le partite che ho fatto cerco di dare sempre il massimo. Credo di saltare ancora questa partita a Torino e speriamo di farcela per la parte. Ok, hai fatto tante imprese con questa maglia, cosa c'è da fare per cercare la salvezza? Sono 13 gare, il sindaco ha detto che io mi aspetto 13 finali. Quanto credete alla salvezza? Ma ci crediamo, sappiamo che ora abbiamo 8 partite in cui comunque ci giochiamo molto, ci abbiamo tanti scontri diretti comunque in casa, questa è la nostra portata e ora spero che la domenica inizia il nostro campionato che va a salvezza.